ha corso una sola volta per Chiaiolo Jet a Torino, vincendo il 18 di settembre. Rinuncia alla Tommaso di Lorenzo con Panama, macchina che aumenta velocità, l'errore di Parisian Bar, Pecchiaiolo getta al comando, allargo Preziosus, poi Penelope Cap avanti a Verge del Rio, quindi Paco Rabanne, poi Peppe della Corte, Panama e Parisian Bar, lancio in 14-3. All'avanguardia Pecchiaiolo Jet, in seconda posizione Penelope Cap, staziona sempre all'esterno Preziosus, così completamento della piegata, con Pecchiaiolo Jet avanti a Penelope Cap, lungo la corda Perge del Rio, 29-9 il quarto iniziale, risale Parisian Bar, sulla quale prova un anticipo Paco Rabanne. Si arriva così a completare i 600 in 45-8 alla media di 1.16.3. Pecchiaiolo Jet leader, seconda all'esterno Parisian Bar, terza di dentro Penelope K, poi quarto in fuori Paco Rabanne, Superge del Rio e Preziosus. 1.01.4 per gli 800, 31.5 il secondo parziale. Pecchiaiolo Jet al comando, Parisian Bar che insiste al suo esterno, poi Penelope K e fuori Paco Rabanne, Superge del Rio. Il giro va via in 1.16.3, con Pecchiaiolo Jet sempre battistrada, al largo Parisian Bar, lungo la corda Penelope K, in quarta posizione Paco Rabanne, Superge del Rio, poi Peppe della Corte, 28.6 la terza frazione, 1.30 netti per i tre quarti di miglio, alla media di 1.15. Completamento della piegata, ingresso in addirittura, Pecchiaiolo Jet che prova a svincolarsi da Penelope K e Parisian Bar, sbaglia e viene squalificato Perge del Rio, Peppe della Corte prova ad intervenire, Parisian Bar che insiste, attacca e passa Parisian Bar su Pecchiaiolo Jet, poi Penelope K e Peppe della Corte. Non bisognerebbe fare gli auguri di compleanno il giorno prima, ma lo Sporgon si prepara a festeggiare il suo primo mezzo secolo, domani festeggerà 50 anni e intanto si porta via il successo con Parisian Bar, quota al totalizzatore 3,50.